Anche ad Agrigento gli echi della guerra si sono fatti sentire e tra il 10 luglio e il 16 luglio del 1943 la città vive la battaglia per la presa del suo territorio ad opera degli americani. Ne parlano le cronache dell'epoca, ma anche testi più recenti, come quelli dei giornalisti Salvatore Fucà e Calogero Conigliaro. Agrigento ha vissuto momenti difficili e da allora sono passati esattamente 75 anni. Ma l'evento che più di ogni altra cosa ha sconvolto la città è senza dubbio il bombardamento del 12 luglio 1943. Il bilancio ufficiale parla di 196 vittime, ma c'è chi ipotizza un numero ben maggiore. Il viaggio nei luoghi del 12 luglio del 1943 inizia da qui, alle mie spalle l'ingresso della stazione centrale di Agrigento, secondo alcuni il vero obiettivo di quella giornata da parte degli americani. Non è un caso che iniziamo da qui, la ricostruzione del bombardamento di 75 anni fa, perché l'interrogativo che in tanti si sono chiesti in questi decenni è se quello degli americani sia stato un bombardamento terroristico, cioè un bombardamento voluto per annientare il morale della popolazione, oppure se sia stato un bombardamento meramente militare, quindi con obiettivi militari da colpire. I bombardamenti però hanno colpito ben altri luoghi ed hanno anche risparmiato la caserma Crispi, altro presunto obiettivo militare. San Francesco è il luogo forse simbolo del bombardamento del 1943. Alle mie spalle la Basilica di San Francesco, duramente colpita da quei bombardamenti. In questa piazza, che è oggi il luogo di ritrovo degli agrigentini, oggi il luogo un po' che contraddistingue anche la movida agrigentina, qui per giorni sono stati distesi gran parte dei corpi delle vittime del rifugio antiaereo che era qui alle mie spalle, sotto la chiesa di San Francesco. Per giorni sono stati esposti perché non c'erano autorità ancora pronte e preposte dopo l'arrivo degli alleati a inserire, a mettere per l'appunto i corpi nel cimitero di Bonamorone. Uno spettacolo certamente spettrale, brutto, un qualcosa che oggi a vedere la piazza nel suo contesto sembra davvero molto molto lontano. Oggi è una piazza tranquilla, non c'è fermento in questa mattinata perché è una mattinata molto calda e ma di sera, specialmente nel weekend, è molto affollata, quindi oggi nessuno si immaginerebbe che questo è stato luogo di morte 75 anni fa. Ricordare l'accaduto del 12 luglio del 43 ci pensa una piccola targa che dà il nome a questa salita, la salita per appunto dedicata a Contrino e Sciascia. Sono due addetti del liceo classico che sono caduti quel giorno, sono morti, sono periti nel bombardamento del liceo classico mentre tentavano di salvare i registri e tutta la documentazione che era appunto inerente all'istituto. Questo è il muro che trovate in via Pirandello, questo è ciò che resta del vecchio liceo classico. Questo muro negli anni si è proposto di demolirlo, oramai non ha più alcun significato da un punto di vista strutturale. Questa porta che vedete dà sul nulla, dà sulla palestra del nuovo liceo classico costruito alle spalle, ma si è deciso di conservarlo proprio per preservare la memoria di quanto accaduto 75 anni fa. È veramente l'ultimo pezzo di struttura rimasto integro, l'unico praticamente rimasto integro dal bombardamento che ha subito il liceo classico, alle sue spalle la nuova struttura, come vedete, del liceo. Qui ci troviamo in via San Girolamo. Questa targa, apposta 5 anni fa in occasione del 70° anniversario dei bombardamenti, ricorda il luogo dove probabilmente si è verificato il maggior numero di vittime in quel giorno, in quel drammatico 12 luglio del 43. Qui vicino infatti vi era un rifugio che non è stato centrato in pieno, ma le pareti sono crollate per via di un'esplosione verificatasi nelle vicinanze e a quel punto chi era lì dentro è morto per asfissia. Bisogna ricordare infatti che tra i 196 morti in gran parte sono deceduti per asfissia e non per le ferite inferte dal crollo degli stabili. Qui vedete appunto via San Girolamo, siamo nella zona della Batiola, come viene soprannominata dagli agrigentini, più sotto, poco più sotto vi è la chiesa appunto della Batiola. Oggi è una giornata abbastanza tranquilla, soleggiata, classica giornata estiva agrigentina che in questi vicoli del centro storico ben si espone, ma 75 anni fa per l'appunto è stato un autentico inferno.
E qui vedete ancora la targa, che in principio di questa scalinata, che ricorda quanto accaduto. Non soltanto via San Girolamo, non soltanto via San Francesco, piazza San Francesco, qui siamo a Litria, anche qui i bombardamenti sono stati molto molto pesanti, così come in via Porcello, in Piano Lena e anche al viale della Vittoria. Qui ci troviamo proprio sopra il costone dell'Itria, da qui si può ammirare una vista mozzafiato del centro storico di Agrigento. E proprio qui a Litria è emersa, 13 anni dopo il bombardamento, una storia davvero incredibile. Parla sostanzialmente di una bomba inesplosa, ritrovata inesplosa nel 1955 dopo alcuni lavori di restauro della zona, una bomba che aveva centrato proprio la chiesa dell'Itria, poco più sotto rispetto alla postazione dove siamo noi per adesso. Bomba non esplosa perché difettosa, ed era difettosa volutamente. Infatti è stata trovata un'incisione con la scritta "La patria si serve anche da lontano". Evidentemente un italo-americano, un italiano-siciliano che è andato a vivere poi in America in una fabbrica di ordigni che sapeva essere destinata verso l'Italia ha artatamente sabotato le bombe da lui fabbricate, passate sotto le proprie mani. Una di queste per l'appunto ha centrato la chiesa dell'Itria posta a pochi passi da qui. Ovviamente la bomba ha sventrato il tetto, ma non è esplosa. Un'esplosione poteva causare la deflagrazione anche di gran parte del quartiere dell'Itria. Di fatto questo anonimo italo-americano ha salvato una buona parte del centro storico di Agrigento. In conclusione, è difficile dire se quello di 75 anni fa è stato un bombardamento volto a terrorizzare la popolazione, oppure se i lutti provocati quel giorno sono frutto di meri errori da parte degli alleati. Di certo però, il 12 luglio 1943 per Agrigento è una data che resterà per sempre segnata da quanto accaduto a centinaia di civili, colpevoli solo di essere nel punto sbagliato, nel momento sbagliato.